Benvenuti e bentornati su Macraris da Chiara Alberti. Eccoci arrivati alla fine di questo percorso su come creare un'infografica in PowerPoint. Nella scorsa lezione abbiamo visto come formattare un grafico in PowerPoint. In questa lezione invece vediamo come esportare la nostra infografica. Ora che la nostra infografica è sostanzialmente completa, possiamo sfruttare la possibilità di esportarla, vedendo come fare, per utilizzarla in altri formati come PDF, PNG o JPEG. E per farlo da PowerPoint è veramente un processo molto semplice. Tutto quello che dobbiamo fare è andare su File e spostarci in basso verso le opzioni per esportare. Da qui alcuni di voi potrebbero vedere subito l'opzione per creare PDF. Se la vedi, clicca su Salva come Adobe PDF, conferma o modifica il nome con cui vuoi salvare la tua infografica e clicca su Salva. Questo è il primo modo veramente veloce per esportare un documento PowerPoint. Se clicchiamo invece su Esporta, vediamo tante altre opzioni tra cui scegliere. Se non l'abbiamo già fatto prima, possiamo scegliere di salvare il file PDF da qui. Una volta cliccato su Crea PDF, possiamo scegliere di cambiare nome al file o mantenere quello già presente. Possiamo anche scegliere se selezionare la voce Apri il file dopo la pubblicazione. Per comodità, mi piace che l'opzione sia selezionata. In questo modo riesco a vedere subito il PDF aperto senza dover cercare sul mio computer il file. Abbiamo poi due opzioni a destra. C'è la possibilità di ottimizzare per l'esportazione in dimensione standard oppure in dimensioni minime. Mi piace scegliere l'opzione standard, che è una stampa di qualità leggermente superiore sia per la pubblicazione online che per la stampa. Se invece desideri ridurre la qualità riducendo le dimensioni del file, puoi scegliere questa opzione qui, riduci al minimo le dimensioni per la pubblicazione online. Cliccando sul pulsante opzioni sono disponibili ulteriori possibilità per aggiungere cornici per diapositive, oppure includere commenti e altre opzioni tra cui navigare un po' ed esplorarle. Ciò si applica in genere a presentazioni più grandi, come ad esempio le vere presentazioni PowerPoint. Possiamo anche scegliere il percorso dove pubblicare quel file. Io lo salverò sul mio desktop e quando sei pronto fai clic su Pubblica. PowerPoint creerà e aprirà quel PDF per te. Ecco qui che c'è la nostra infografica in formato PDF. L'infografica non è perfetta. Questa volta purtroppo l'esportazione non ha dato l'effetto voluto e desiderato. Saranno i colori? Saranno le forme? Sarà la dimensione dell'infografica? In questo preciso momento non lo possiamo sapere. Sappiamo però una cosa certa, che ci vuole molto lavoro e molta pazienza dietro ogni progetto e dietro ogni infografica e dietro ogni documento PowerPoint. Proviamo con altri formati. Vediamo se succede la stessa cosa, se è la dimensione della slide, se sono i colori o se è solo questa volta il formato PDF. Ripetendo gli stessi passaggi per esportare in altri formati, andiamo al menu File. In basso clicchiamo su Esporta, proprio come prima, ma questa volta scegliamo l'opzione Cambia tipo di file. Oltre ad altri tipi di formati, come formato immagine ci vengono proposti JPEG o PNG. Scegliamo ad esempio JPEG e lo salviamo su Desktop, cliccando su Salva con nome. Rinominiamo il file se necessario e clicchiamo su Salva. Quando salviamo, ci viene chiesto quali diapositive vogliamo esportare. Noi vogliamo esportare l'unica diapositiva presente nel nostro progetto. Clicchiamo quindi solo corrente e andiamo avanti. Ripristiniamo per un attimo PowerPoint e andiamo sul desktop. Ecco l'infografica, trasformata in immagine, bella da lontano, bella anche da vicino, ma se ingrandiamo vediamo leggermente che non è di altissima qualità.
Se stai quindi cercando di esportare un file immagine di alta qualità, forse PowerPoint non sarà la scelta migliore e avrai quindi bisogno di un plugin esterno per esportare le diapositive con una risoluzione più elevata. Infine ci sono altri formati tra cui possiamo scegliere per esportare la nostra diapositiva. Andiamo ancora su File, Esporta, clicchiamo sul formato immagine PNG e vediamo che quando si apre la finestra per salvare il file, sotto la barra Nome File abbiamo la possibilità di cliccare su Salva come e scegliere tra numerosi altri formati, tra cui ad esempio anche GIF o TFF, che sono altri due formati immagine. Possiamo quindi vedere che qualunque sia il formato utilizzato, la nostra infografica è stata esportata. Con questa ultima lezione abbiamo completato il nostro pacchetto su come creare un'infografica in PowerPoint, imparando come inserire testo, linee, forme, caselle di testo, icone, grafici, come formattare il tutto in tanti modi diversi. E finalmente esportando il nostro progetto. Tutto quello che abbiamo visto in queste lezioni lo puoi certamente sfruttare costruendo e creando un'infografica, ma ovviamente puoi anche sfruttare le conoscenze acquisite lavorando su una classica presentazione, su progetti più complessi oppure su una semplice diapositiva. Da qui puoi solo sbizzarrirti e usare la tua fantasia per utilizzare al meglio quello che hai imparato. E quindi non mi resta che augurarti. E quindi non mi resta che augurarti buon viaggio. Ah, e infine, se ti dovesse servire una consulenza, se ti sei perso qualche passaggio, se non ti ricordi bene qualche argomento, non esitare a contattarmi. Sono qui per darti una mano. A presto! Se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace, condividi il video e iscriviti al canale per rimanere aggiornato sulle prossime lezioni, ma non solo. Su Macraris infatti puoi imparare non solo PowerPoint, ma tanto altro ancora. Benvenuti su Macraris, dove puoi imparare tantissimi argomenti tra Excel, Excel Power Query, cruscotto aziendale, indice confronta, cerca Word, trucchi di Excel, introduzione base Excel, ma non solo Excel. Abbiamo anche corsi di Power Apps per creare le tue app online e quelle per i tuoi clienti in modo del tutto innovativo e professionale. Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, Microsoft Word, OneDrive e per finire il super fantastico FileMaker. Impara con oltre 75 lezioni come creare, personalizzare e finalizzare un'app per te o per i tuoi clienti, dalla A alla Z. Come puoi vedere, quindi ci sono tanti, tantissimi corsi per imparare e migliorarti sempre di più. E se non sai dell'esistenza del nostro sito, vai su www.macraris.it per scoprire tanti corsi diversi, tante notizie, ma anche tanti servizi che offriamo con professionalità e impegno. E scopri magari se ne puoi aver bisogno. Noi siamo qui, a tua disposizione. Vieni a trovarci. E se hai qualche dubbio, se non ti è chiaro qualcosa, o se hai qualche nuovo argomento che vorresti affrontare, scrivicelo nei commenti, oppure inviaci una mail a info@macraris.it. Saremo lieti di risponderti e, se possibile, di esaudire le tue richieste. Ciao!